siamo qui, sono contentissimo che ci sia una bella fanciulla, anzi bellissima, e la quale mi vuole fare una domanda. Io, Ettore, mi sono sempre chiesta come faccio a capire quanto è bella una poesia. Quanto o quando? Quando. Quando, E mi fai una domandona, iperstimolante. Il giudizio rimane pur sempre un giudizio di gusto, che in qualche modo è soggettivo, no? Però questo giudizio di gusto, soggettivo che sia, pretende, spera di avere un'universalità. Per cui, se mi piace quel tale verso, quel tale distico di Virgilio, in qualche modo vorrei che piacesse a tutti. Salvo a sconfinare nella gelosia, il mio beneamato Manzoni, che è il mio autore preferito, io vorrei che piacesse solo alle persone che mi stanno simpatiche. A te sì, per esempio. Agli stronzi no. Una parolaccia, non ti preoccupare, me l'assumo io, non ti preoccupare. Oh. Molto brevemente, perché non possiamo essere, non possiamo dilungarci troppo. Schiller, non so se lo conosci, un poeta e filosofo tedesco, fine Settecento, morì il giorno del mio compleanno, 9 forse maggio. Forse è sepolto a Roma. No, quello è il figlio di Goethe. No, Schiller fu solo in Germania. No, ti confondi con qualcuno. Ti confondi con Shelley. Sì, quel povero tubercolotico che se ne venne a Roma perché a Roma guariva dalla tubercolosi. Secondo lui invece è crepato a 26 anni. Però è crepato a Piazza di Spagna. Beato lui. Che bello crepare a Piazza di Spagna. Come mi piacerebbe. Lasciamo perdere Shelley, lasciamolo riposare in pace. Schiller, Friedrich Schiller. Poeta, drammaturgo e filosofo, filosofo non importante, comunque abbastanza significativo, scrisse un libro sulla poesia ingenua e sentimentale. Ingenua è la poesia degli antichi, secondo lui, no? Una poesia immediata, una poesia irriflessa, una poesia che è eo ipso natura, è natura ed è poesia. Quella dei moderni invece è sentimentale, cioè è una poesia che riflette su se stessa e che quindi sogna la natura, sogna la perfezione, tende alla perfezione, ma non la ottiene. Quindi diventa satirica, per esempio, perché dall'alto di un ideale contempla la realtà. Oppure idillica, cioè ricrea una perfezione che in realtà non c'è. Va bene? Ora, sono temi molto stimolanti questi di Schiller, però va aggiunto qualcos'altro. In realtà la poesia, veniamo subito al canone, il canone, secondo me, credo secondo tantissimi, io parlo per me, poi chissà quanti studi ci saranno in genere, il canone della poesia, il canone della bellezza è cresciuto assieme alla poesia stessa. E ogni poeta, anche quello che pare più ingenuo, cioè quello che meno si domanda ma come faccio a poetare, ma sto poetando bene o sto poetando male, in realtà se lo chiede, a partire da Omero, va bene? Quindi, a partire da Omero, a finire a, che so io, a un autore che conosco poco e che però mi pare enorme da quel poco che ho letto, Derek Walcott, e chiedo scusa se pronuncio male, la conoscenza dell'inglese mio è pessimo, è un caraibico che scrive in lingua inglese, da Omero a Derek Walcott, si è creato da sé un canone di bellezza, che è quello e che crea sempre qualche cosa di nuovo. Sicché, da una parte, ecco, individuiamo gli estremi. È un pedante, è un morto, uno che non aggiunge nulla, che si mantiene assolutamente fisso alle regole, come a dire la poesia si fa così e basta. E perché si fa così? Perché i greci la facevano così. E quindi non mi muovo di un passo rispetto ai greci. Oppure l'altra idiozia, quella opposta, che è soprattutto l'idiozia degli adolescenti che scrivono i primi versi, oppure delle patetiche signore di mezza età che scrivono libri diversi, è voglio fare tutto di nuovo, e in realtà balbettano sul foglio, è come se sputassero sul foglio, va bene? In realtà la poesia è sintesi, ed è anche menù traduzione, spero che tu mi stia seguendo, è anche traduzione, sia traduzione di un Prius, che so io, guardo un bel veicolo, guardo una bella fanciulla, penso a un mio passato dolore e scrivo una poesia, sia traduzione nel senso che ogni letteratura seconda in qualche modo traduce dalla letteratura venuta prima. Gran parte della poesia latina è traduzione della poesia greca. Traduzione che talora è in miglioramento. Ma bisogna starci a lungo, passarci tutta una vita. Facciamo alcuni esempi. L'omerico Potnia Here, viene tradotto da
scusatemi l'amnesia, da Livio Andronico, viene tradotto Sancta Puer Saturni Filia Regina. Sembra una traduzione orrenda, in greco abbiamo due parole, quindi abbiamo Sancta Puer Saturni Filia Regina, ne abbiamo cinque. In realtà la traduzione è bellissima, perché romanizza il testo greco, ricreando un formulario tipicamente latino, un formulario religioso tipicamente latino. Il Potnia mi rimanda a un altro Potnia, a un Potnia di Saffo. Ne è rimasto proprio questo frammentino, appartenente a chissà che ode lunga e bella, Potnia Auos, eccelsa Aurora, regina Aurora, Aurora la Dea. Qualcuno, non mi ricordo chi, in un libro che ho, tradusse in italiano in maniera oscena, Aurora Signora, che fa rima e che rompe quella maestà, Potnia Auos, trasformato in Aurora Signora, come vedi, stesse sillabe e rimanti, è uno scadere, è un cadere, va bene? Quindi, Eliot disse bene in un testo intitolato Tradizione e talento individuale. C'è sempre una dialettica, una dinamica, tra quel che è stato e quel che tu fai. Quel che tu fai, se è valido, altera nel senso buono del termine quello che è stato. E quindi la poesia diventa come un moto collettivo, nella quale la personalità singola di questo o quel poeta era innamorato di questa, chi era Silvia? Ecco, puttanate proprio tremende. Chi era Silvia? Chi ce ne frega chi era Silvia? Per noi Silvia è la poesia di Giacomo Leopardi, che poi fosse Teresa Fattorini, morta di tisi, non ce ne importa nulla, anche perché lo sappiamo benissimo che era la mia bis nonna, che non si chiamava Teresa Fattorini e che con Leopardi invece faceva dei peccati continui. Sto scherzando, non ce ne importa il pretesto, non ci importa. Ci importa la poesia in sé. Ecco, io dico, come nei secoli e nei millenni è cresciuta la poesia, è vissuta la poesia, così è concresciuto ad essa il canone. E così noi, io, tu, Padre Elia, chi ci ascolta, se vuole, se ne abbiamo voglia, perché grazie a Dio non lo dobbiamo, dobbiamo concrescere insieme a questo canone e quindi così si sviluppa un gusto che, ripeto, sarà sempre soggettivo. Però in qualche modo tende a essere oggettivo. Mi vengono in mente due versi meravigliosi che per me sono i più tremendi forse del paganesimo. Due versi di Virgilio. Qui legitis floresset humina scentia fraga, frigidus opueri fugitinc latetanguis in herba. Sono bellissimi, hanno una grazia infinita, però in mezzo a questa grazia c'è la serpe che fredda si nasconde tra l'erba. Mi si accappona la pelle, per fortuna non si vede, io già sono un brutto spettacolo mio, figuriamoci con la pelle accapponata. Ecco, io che sono molto geloso di ciò che amo, vorrei e non vorrei che questi versi piacessero a tutti. Va bene, ma uno che è meno matto di me, se ama questi versi, vuole che davvero piacciano a tutti, per dirti, tornare a dirti che il giudizio di gusto è pur sempre personale, ma pur sempre pretende una sua universalità. Ora, ovviamente, non essendo geometria la poesia, non c'è una norma per cui se è più di 10 cm va bene, se è meno di 10 cm va male. Questo non c'è. Rimane pur sempre quel margine di soggettività. Spero di essere stato chiaro. Sì, Ettore, il problema invece della traduzione? Ma il problema della traduzione l'abbiamo un po' affrontato, nel senso che, guarda, per... Cioè, tradurre una poesia sembra un'impresa impossibile, a dire il vero. Non è vero. Ci sono stati fior di traduttori. Ora, i tedeschi dell'Ottocento, un po' per reazione a Roma, giunsero a dire che la poesia latina non valeva proprio perché era soltanto un calco brutto di quella greca. In realtà non è così. In realtà gli antichi andavano per genere. Schopenhauer disse una cosa eccezionale. Gli antichi avevano capito che bisogna scrivere non come si parla. Bisogna scrivere in un altro modo, che la scrittura è un altro atto, non è una chiacchierata, per bella che sia. Va bene? Oh. Gli antichi riflettevano di continuo sul genere in cui stavano scrivendo e quindi sul registro da usare. Per cui i romani, guardando ai greci, hanno fatto una enorme letteratura, che probabilmente, anzi, che di sicuro non sarebbe stata la stessa se non avessero guardato ai greci. I moderni hanno guardato ad ambedue. Virgilio è tantissimo Omero tradotto, ma non è tradotto, è trasfigurato. Se fosse solo banalmente tradotto non avremmo nuova poesia. Invece Virgilio è un poeta.
Dante c'è tantissimo Virgilio tradotto, ma non è tradotto, è trasfigurato, è diventato Dante. Capisci? Ecco, la traduzione. Anche qui c'è giudizio di gusto, per carità. Ora, mi viene in mente due cose. Come al solito, io spiego le cose per estremi. Attualmente, conosco due traduttori molto noti, diversi e anche diversi tra loro. Uno traduce dal greco e dal latino, si chiama Enzo Mandruzzato, o Mandruzzato, non so dove cade l'accento, ed è tremendo non sapere dove cade l'accento del cognome di un poeta. E l'altro, di sicuro dal latino, e non so se dal greco, si chiama Luca Canali. Ora io dico sempre che Luca Canali bisogna leggerlo e studiarlo per imparare a tradurre, perché lui traduce come non bisogna tradurre, cioè è l'esatto opposto di un traduttore. Non sa tradurre, non è un poeta, traduce in maniera precisa ma bruttissima, piatta e pedantesca. Enzo Mandruzzato, ripeto, gli chiedo scusa se mai dovesse vedere questo video, cosa di cui dubito altamente, traduce splendidamente Pindaro e splendidamente Catullo. Ora, abbiamo delle traduzioni che sono veramente talora superiori all'originale, e cioè, chi è stato il più grande dei traduttori in Italia? Beh sì, Dante quando traduce Virgilio, è chiaro, Niccolò Tommaseo. I canti del popolo greco di Niccolò Tommaseo sono la vetta dell'arte del tradurre. Pure quel mezzo idiota di Quasimodo, dico mezzo idiota perché non aveva niente da dire, però aveva una lingua naturalmente nobile, quando evitava di dire qualcosa di suo che poi non aveva niente da dire, fa delle traduzioni dal greco bellissime, o anche dall'inglese. Per esempio c'è un romanzo di Melville, Bill Budd, molto bello, lui lo trasformò in azione scenica, non è teatro da rappresentarsi, è teatro da leggersi, ed è bellissimo. Quindi quando traduce dal greco o quando traduce dall'inglese, meno quando traduce dal latino, pure Quasimodo, che è un poeta molto mediocre, diventa un poeta eccellente. Un'ultimissima cosa, ma proprio al volo. La poesia la si può tradurre in prosa? Lascio la domanda. Ci toccherebbe troppo argomenti. Voglio qui ricordare un dio della traduzione, anzi una dea, che si chiama Marguerite Yourcenar. Mi riferisco a due suoi libri di traduzione. Uno purtroppo fatto in prosa, insieme a un certo Di Maras, ed è la traduzione del canone di Cavafis, le 154 poesie di Cavafis. L'altro è un libro che consiglierei a chiunque conosca il francese, e si intitola La couronne et la lyre, la corona e la lira. E il titolo è tratto da un epigramma dell'Argentario, di Marco Argentario, non importa, ed è un passaggio meraviglioso e sapientissimo attraverso tutta la poesia greca. Quindi c'è un'introduzione, ci sono i vari autori prefati, e c'è questa traduzione in francese. Ora, il greco e il francese sono due lingue lontanissime, va bene? Tradotto dalla Yourcenar, questa dea, tra l'altro ho visto una foto di lei giovanissima, era splendida, quant'eri bella Marguerite, je t'aime Marguerite, ecco, e se l'amo che ci posso fare, ecco, era anche bellissima. Una dichiarazione d'amore. Sì, una dichiarazione d'amore, è morta, lasciamo perdere. Ecco, questo è uno dei picchi della traduzione possibile, la couronne et la lyre, Marguerite Yourcenar, basta così, basta così.